Divieti di sosta e di transito dalle 13 di sabato alle 7 di mercoledì in tutta via Belmonte, salita Belmonte, ancora in un tratto di via Gulì, via Miraglio Rizzo in tutta piazza Quasante, ancora largo Sellerio. E queste sono soltanto alcune delle strade coinvolte. Altri divieti si aggiungeranno ad esempio in via dell'Olimpo e in piazza Castelforte. Ovviamente le principali limitazioni scatteranno intorno alle sede della conferenza, ovvero Vilegea. In questo caso vale la pena ricordare che Arriveranno con largo anticipo dalle 13 di sabato sino alle 7 di mercoledì. Da domenica sino a martedì incluso, i divieti di sosta scatteranno nelle aree intorno agli alberghi che accoglieranno i partecipanti della conferenza. Si tratta dell'hotel Ibis di via Crispi, del Mercure di via Marchese Ugo, della Storia Palace di via Montepellegrino e ancora l'Hotel La Torre di via Piano Gallo, l'hotel Casena dei Colli e il Mondello Palace di Viale Principe di Scalea. Correttivi anche nelle strade che ospitano le sedi dei consolati della Russia e degli Stati Uniti, a Valdesi Mondello e in via Marchese di Villa Bianca, i divieti di sosta saranno più estesi del solito dalle 7 di sabato sino alla stessa ora di mercoledì lunedì e martedì si aggiungeranno i divieti di sosta in via marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco e largo Giuseppe Laloggia, in questo caso per consentire le operazioni di sosta dei pullman. Tra le zone più coinvolte c'è quella di via cardinale Mariano Rampolla. Per i residenti che abitano al Civico 8 e quelli di Via Papa Paolo VI tra il Civico 7 e il 23 sarà previsto un bus-navetta con la Fiera del Mediterraneo dove sarà allestita un'area parcheggio per i residenti. Altro capitolo, quello che riguarda gli autobus. Da sabato e sino a martedì subiranno delle variazioni le linee 107, 603, 721, 731 e ancora la linea 812 e la notturna N12. Infine, per i veicoli pesanti che arrivano o escono dal porto e sono diretti verso Catani e Trapani, è stato individuato un percorso ad hoc. Vale la pena ricordare che nei due giorni della conferenza resteranno chiuse cinque scuole, ovvero l'Istituto Comprensivo Arenella di Lungomare Cristoforo Colombo e ancora i plessi di Bartolo allo stesso indirizzo, dell'Istituto Comprensivo Luigi Rizzo di via Papa Sergio XXI, della Scuola Rampolla di via Papa Paolo VI e della Scuola Media Statale sileno di via cardinale Guglielmo Massaio.